E adesso possiamo anche iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento di convivere. Siamo all'ultima giornata di questi appuntamenti che abbiamo avuto in questi 3 giorni, con al centro il tema della formazione, che è stata estrinsecata, sviluppata sotto tanti punti di vista in vari luoghi della nostra città. Un festival che ormai è un appuntamento tradizionale e che vede sempre più una grandissima adesione da parte dei cittadini di Carrara e anche di persone oltre territorio, quindi anche un modo per conoscere la nostra bella città. Il tema di cui appunto si parla oggi è la formazione, laddove proprio c'è la prima formazione dell'individuo. Aristotele diceva: l'uomo è un essere sociale e quindi elabora forme di società, e la famiglia è una creazione dell'uomo e quindi è una delle forme, la prima forma di società che un individuo incontra nel corso della propria vita. Per parlare dell'essere genitori in un'epoca estremamente difficile come quella di oggi, in cui la famiglia è al centro di un grosso dibattito che attraversa anche l'attualità, purtroppo anche in maniera non positiva, noi genitori. Si diventa genitori senza avere un'esperienza, non c'è una scuola che ci insegna a diventare genitori se non il nostro background, la nostra esperienza, l'essere stati figli e quindi essere passati dal ruolo precedente. E a parlarne con noi abbiamo, e lo accogliamo, Daniele Novara, che ringraziamo per la partecipazione. Daniele Novara è un pedagogista, anche un autore. Dal 1989 dirige un centro molto importante che è il CPP, che è il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Inoltre dirige una rivista, qua ha un po' di cose che la riguardano, è la rivista Conflitti. La parola conflitto, fra l'altro, sarà anche una parola che insomma, spesso entrerà in causa nel corso della nostra conversazione, e poi è autore di numerosissimi libri. Libri come Non è colpa dei bambini, libri come Urlare non serve a nulla e libri come quello che è l'ultimo uscito. Io spero che il meteo tenga. Facciamo la danza del sole, eh? Cambiare la scuola si può. A questo proposito, voglio ricordarvi che in fondo a Via del Plebiscito, sulla vostra sinistra, troverete il banco gestito dalla libreria Nuova Ventura di Marina di Carrara. Ringraziamo Caterina ed Enrico per la presenza, dove è possibile acquistare la produzione libraria del nostro Daniele Novara, e quindi per chi vorrà acquistare uno dei suoi libri e quindi avere il piacere della lettura di uno dei suoi saggi, ci sarà anche poi ovviamente il classico firmacopie, una dedica per tutti quelli che vorranno avvicinarsi al mondo che ci propone Daniele Novara. Ha inventato anche un metodo pedagogico, che è il metodo maieutico, e che, del quale parleremo appunto anche durante la conversazione o in fondo alla conversazione. Voglio ricordarvi che dopo l'intervento di Daniele Novara sarà possibile fare delle domande. Il tema è un tema che non riguarda solamente gli addetti ai lavori, io vedo qua tanti insegnanti e tanti docenti delle scuole, ma che riguarda i genitori, riguarda i ragazzi, e quindi è un tema che ci riguarda un po' tutti. E inoltre appunto gestisce anche una scuola genitori, che è stato un esperimento che è avvenuto dapprima in una località ben precisa, poi si è espanso in altre città italiane. E quindi
Con questo voglio anche ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per aver pensato anche ad ospitare giornalisti e collaboratori di giornali. Io sono nella veste di collaboratrice della Gazzetta di Massa Carrara e grazie per aver diciamo ospitato anche la testata per la quale collaboro. E con questo do la parola al nostro Daniele. Grazie. Grazie a tutti voi, è un vero piacere, non sono mai stato letteralmente a Carrara e quindi è un'occasione per me veramente preziosa e si respira un clima molto intenso, direi così, un po' un clima anche storico, ma allo stesso tempo un clima di ricerca e quindi non c'è solo il marmo, ecco. Io faccio appunto il pedagogista e questo incontro ci serve a ricordare una cosa anzitutto, no? Che l'educazione, lo dico qui perché il tema si presta molto, la buona educazione punta a rendere il mondo migliore. Ecco, questo è estremamente importante. Siccome questa è un po' anche la città degli anarchici, mi hanno detto, poi ho visto molti. Ecco, devo dire che anche i pedagogisti sono stati spesso vicino a, come dire, i moti di cambiamento. Ricordiamo il grande Ferrer, fucilato nel 1906 in Catalogna, a Barcellona, no? Oppure il grande maestro polacco che poi decide di andare con i suoi alunni nelle camere di sterminio durante appunto l'oppressione nazista. Quindi i grandi educatori sono sempre stati un po' sovversivi. Ecco, quindi fare questa relazione a Carrara mi fa un po' sentire a casa. Poi ovviamente se esagero fermatemi, ecco, nel senso che non è che voglio traumatizzarvi. Ecco, adesso magari voi siete tutti leghisti. No, difficile. Che... Qua tocchiamo un argomento. Scherzo, fate un po' quello che volete, ma cioè, la buona educazione punta al cambiamento. Ecco, non ha senso dire il bambino educato, il bambino obbediente, il bambino cosa vuol dire? Ecco, sono quelle forme, oppure ai vizi, no? Ecco, sono tutte quelle forme così del passato che tendono a cristallizzare, no? Il bambino nel conformismo. Ecco, ricordiamoci che i grandi educatori sono sempre stati all'antitesi di questa visione. Voi sapete che la Montessori non è seppellita in Italia, durante il fascismo se ne andò e non tornò mai più. Cioè, tanto per dirne una, che la Montessori sembra tutta mite, pia e tranquilla, lei chiese di essere sepolta dove fosse morta. E siccome a 82 anni le viene un infarto e non c'erano ancora i defibrillatori, come potete capire, muore sul mare del Nord in Olanda. Quindi se volete vedere tomba della Montessori, anche molto suggestiva, direi dovete andare a Norwich. Non so se mi spiego, ecco, questo è il background della buona educazione. Poi c'è sempre qualcuno che, come dire, vuole semplicemente controllare, no? Controllare i bambini, controllare gli insegnanti, controllare i genitori, controllare. Ecco, questo non c'entra niente dal mio punto di vista con la buona educazione e con la pedagogia. Ecco.